Anticipazioni Terra Amara. Sei pronta a vivere una puntata di Terra Amara che ti lascerà senza parole? Quest'oggi ci immergeremo in uno degli episodi più intensi e sconvolgenti che questa emozionante serie turca abbia mai offerto. Un capitolo destinato a cambiare il corso delle vite dei nostri amati personaggi, scuotendo le fondamenta della tranquilla Kukurova. Un evento tragico è in agguato, pronto a strapparci il cuore e ad avvolgere la trama in un turbine di emozioni intense. In questo episodio speciale riveliamo un'anticipazione cruciale che lascerà il pubblico senza fiato. Un protagonista chiave, seguito con fervore e affetto, sarà coinvolto in un evento drammatico, scatenando conseguenze che risuoneranno attraverso ogni angolo della storia. Questo colpo di scena inaspettato porterà a rivelazioni sorprendenti, generando un susseguirsi di emozioni che vi terranno incollati allo schermo. E se volete essere i primi a conoscere i dettagli di questo momento cruciale, partecipando alla discussione sulla svolta epica di Terra Amara, vi invitiamo calorosamente ad iscrivervi al nostro canale. Ma attenzione! perché il destino riserva una tragica scoperta. Fekeli svela l'identità nascosta del nuovo uomo d'affari di Kukurova. Mehmet Kara non è chi sembra essere, ma il temuto Akan Gumsoglu. Una rivelazione che avrà conseguenze drammatiche per Alir Ramet e che segna il capitolo finale di questa affascinante serie turca. In questa situazione critica, Abdul Qadir si trova costretto a rivelare dettagli sconvolgenti. Confessa di aver incontrato Akan e di essersi legato a lui come amico, intraprendendo insieme attività commerciali. La loro partnership prende una svolta negativa quando Akan GLI confida di essere stato rovinato a causa di Demir. Al suo ritorno a Kukurova, Akan ha un unico obiettivo distruggere Demir e farlo finire in bancarotta, proprio come è successo a lui. Nel tentativo disperato di proteggersi, Abdul Qadir cerca di manipolare Fekeli, sostenendo che Akan vuole ucciderlo in vendetta per la morte del fratello Erkan. Tuttavia, non riesce a frenare la sete di vendetta di Ali Ramet, compagno di Fekeli. Nonostante la sua promessa di non togliere più la vita a nessuno, Ali Ramet torna da Abdul Kadir, determinato a difendere gli Yaman e la sua famiglia. Mentre Fikret e Cetin si dirigono verso Adana, condividono la preoccupazione che il biglietto di Demir possa essere stato falsificato. Questo suscita timori ancora più gravi. Nel frattempo, Zuleia, sempre più disillusa, confida a Lutfi la sua perdita di speranza. Lutfi che ha sviluppato un legame profondo con Zuleia, cerca di incoraggiarla come farebbe con una figlia. Nel frattempo, la complicità tra loro cresce e Lutfi condivide le sue preoccupazioni riguardo a Fekeli, il quale sostiene di essere in viaggio per affari ad Ankara, ma Zuleia sospetta che in realtà sia diretto in Siria. Zuleia, ansiosa di raccogliere informazioni cruciali dal cotonificio, è determinata a confermare che Fekeli non si è recato ad Ankara, anche se le sue tracce sembrano svanire nel nulla. Poco dopo il loro ritorno ad Adana, Fikret e Cetin, preoccupati e disperati, decidono di rivolgersi al procuratore per chiedere aiuto nella ricerca di Demir. Tuttavia le speranze vengono infrante quando ricevono un rifiuto categorico, scatenando l'ira di Fikret che perde completamente la calma e attacca fisicamente il procuratore. La situazione precipita rapidamente, portando all'arresto di Fikret e Cetin. Prima di continuare, se il video è di tuo gradimento, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per ricevere nuovi video di Terra Amara in anteprima. Ricominciamo! Nel frattempo, Fekeli. Deciso a trovare Akan, si imbatté nella notizia che questi si trova nella Camera dell'Industria. Senza esitazione, Fecheli si dirige verso quella direzione con l'intenzione di affrontare Akan. Tuttavia, il destino prende una piega inaspettata quando, durante il tragitto, un giovane, nel bel mezzo della corsa, si avvicina a Fecheli chiedendo aiuto, sostenendo che sua madre è gravemente malata e ha bisogno del suo intervento. È, però, una trappola astutamente orchestrata per far scendere Fekeli dall'auto. Il braccio destro di Abdul Qadir sorprende Fekeli, iniettandogli nel collo una sostanza che fa smettere di battere il suo fragile cuore, facendolo collassare. Con freddezza, l'aggressore carica il corpo di Fekeli nella sua auto, con l'intenzione di far credere che abbia subito un infarto, mentre guida contatta il suo capo per informarlo che la missione è stata completata con successo. Ignara di tutto ciò, Zuleia, ancora alle prese con le difficoltà, partecipa a una riunione d'affari in un prestigioso club organizzato dalla Camera dell'Industria, dove si trova anche Akan. Il fascinoso uomo d'affari, incapace di nascondere i suoi sentimenti per Zuleia, la osserva intensamente per quasi tutta la serata. La tensione è palpabile mentre la riunione si svolge, e alla fine della serata, Zuleia, ignara di quanto accaduto, ringrazia tutti per aver condiviso quel momento straordinario, augurandosi che abbiano apprezzato l'approfondimento su questa svolta epica di Terra Amara. La perdita di uno dei loro amati protagonisti ha sconvolto profondamente il tranquillo scenario di Kukurova, Lasciando una breccia difficile da colmare. Se avresti voglia di ricevere altri video come questo, commenta sotto il video, e riceverai in anteprima un video speciale. Grazie di cuore, ciao.